Pronti? Allora, buongiorno. È una bellissima giornata oggi, un po' ventosa, quindi se siete d'accordo non usciamo in bici, ma rimaniamo alle nostre scrivanie. La cosa più Oddio, un giro lo divertente... farei. Un giro lo farei. Benissimo, direi un po' tutti. Allora, vi metto muti i microfoni per ora, così non ci sono ritorni e poi partiamo. Allora, non so se avete visto il decreto firmato un'oretta fa. No, ancora no. Allora vi aggiorniamo noi come scuola nazionale. Dal 4 maggio potranno uscire solo quelli che hanno e-bike Cannondale con ruote da 29. Ok? Purtroppo è così. Poi vediamo se dalla settimana dopo anche le 27 e mezzo. Questo ancora non è chiaro perché con le 27 e mezzo si sta più vicini. Capito? L'uno all'altro e quindi stando più vicini probabilmente non si rispetta la distanza di sicurezza che sapete in Toscana è 1,80 m, mentre nel resto d'Italia è 1 m. Quindi vedremo che cosa succede. Insomma, dovete stare attenti se venite in qua. Allora, la scaletta di oggi è abbastanza veloce, ma poi come sempre forse ci spendiamo un pochino più di tempo, soprattutto perché avete sempre un sacco di domande, quindi ci fermiamo un attimo su quelle, magari, ed è la frenata. E vedremo, diciamo, due cose sulle leve, due cose sulle frenate normali. Silvia è già scappata nel frattempo. E poi due cose sulla frenata di emergenza, quindi quella che potremmo considerare più o meno la staccata. Cominciamo dal mio monitor e poi andiamo tutti sul monitor di Imer, quindi doppio clic sul mio, così diventa un pochino più grande e via. Eccoci qua. Pronti? Allora lo muovo un attimo per farvi vedere la leva del freno. Non so se avete visto la nostra puntata della scuola sul posizionamento delle leve dei freni. Facciamo solo un piccolissimo ripasso per vedere le cose importanti. Allora noi parliamo di discesa, no? In questi incontri freeride enduro, quindi non ci interessa tanto la posizione in pianura e la posizione in salita. Però, diciamo, in generale, no, il posizionamento delle mani sul manubrio è una roba importante, un po' come il volante della macchina che si può alzare, abbassare e il sedile della macchina, no, che si può avvicinare e allontanare in base a come siamo fatti di corporatura, oltre che alle nostre preferenze di guida, lo stesso concetto si applica anche appunto al manubrio. Quindi, cosa molto importante, mi levo il guanto così forse vedete meglio. Eccolo qua. Allora, la manopola si prende alla sua estremità, non si va oltre per evitare di crearsi microfratture e non si va all'interno perché ha poco senso aver speso, no, un sacco di soldi per un manubrio da 82 e poi prenderlo un pochino più stretto. Quindi se no buttiamo via un sacco di soldi di quelli che abbiamo speso. Quindi stiamo più o meno in fondo alla manopola, teniamo la manopola con più dita possibili. Questo è il motivo per cui si frena, motivo principale per cui si frena con un dito solo. Poi avete visto che le levette sono diventate sempre più corte proprio perché si azionano con un dito solo. Diventa quasi complicato oggi frenare con due dita perché appunto magari non c'è addirittura il posto sulla leva. Oltretutto, lo sapete, no? Dal principio delle leve, che ora ripasseremo per tutto il resto della lezione, che più state lontani, no? Rispetto al famoso fulcro in una leva di questo tipo, e più avete controllo e meno forza dovete usare. Quindi sicuramente la leva va presa alla sua estremità. Nel 99% dei casi, quando la bici esce dalla fabbrica o dal negoziante, è molto probabile che questo aggancio, nel caso di Avid poi è uno solo, con Shimano ne avete due ma non cambia niente, sia molto vicino alla manopola. E di solito, a meno di non avere le mani veramente piccole, bisogna spostarlo un pochino più verso l'interno. Per quale motivo? Perché se io prendo la manopola alla sua estremità, metto le mie tre dita e il pollicione sotto, quindi ho una presa bella salda, devo riuscire ad arrivare alla leva del freno, lo vedete, cercando di creare una linea retta, evitando di andare a cercare il freno qua giù o andare a cercare il freno da questa parte. Quindi il più possibile che ci sia una linea, retta. L'altra cosa che ci viene da dire sulle leve dei freni, un consiglio in generale, è
occhio alla loro inclinazione. Molto spesso, ancora una volta, quando le bici escono di fabbrica, soprattutto quelle dei bimbi, vi ritrovate le leve dei freni così. Addirittura c'è qualcuno che le porta in questo senso. Ovviamente si va a sovraccaricare il polso, no? Soprattutto in discesa. Quindi più o meno il consiglio è teniamole grosso modo a 45 gradi, grosso modo, nel caso in cui faremo una guida di pianura, salita e discesa. In questo modo, diciamo, ci arriviamo bene in qualunque condizione. Se vedete però chi fa gare di enduro e fa gare di downhill, molto spesso queste leve le trovate in questa posizione, quasi orizzontali o quantomeno molto meno piegate rispetto ai 45 gradi. Questo perché nel momento in cui monto sopra la mia bici, quindi faccio questa operazione, se faccio gare di downhill e gare di enduro, molto spesso mi troverò a frenare in condizioni di estremo fuorisella, no? Quando c'è veramente il ripidone. Quindi nel momento in cui vado molto indietro, guardate l'angolo che si forma fra il mio dito, il mio polso e ovviamente il mio avambraccio, e giustamente siamo di nuovo a creare una linea retta. Quindi l'idea è: più ripidoni andiamo a fare, più probabilmente queste leve possono stare un pelino più in alto. Averle un pelino più in alto ci consente anche, le metto un pelino più basse invece, di evitare questo. Nel momento in cui la leva è un pochino più bassa, il mio polso tende a fare questo e quindi a disarcionarmi in avanti. Poi dopo vedremo con Imer la posizione delle gambe per evitare tutto questo sbilanciamento. Ma è chiaro che nel momento in cui freno vengo proiettato verso avanti, no? Quindi la forza di inerzia mi porta verso l'avanti. Di conseguenza, avere le leve un pelino più su per la discesa, soprattutto se vado forte, ha sicuramente senso. Avete visto poi che le mie leve dei freni sono libere di muoversi, quindi sono strette ma non alla morte, perché ovviamente se andiamo a prendere un colpo, anche magari per una banale scivolata, il fatto che la leva possa fare così ovviamente fa sì che non si rompa, e tornare a casa con le leve dei freni intere è sempre una buona cosa, soprattutto se faccio tantissima discesa. Questo diciamo come ragionamento base. Se non avete domande, se no mettetele in chat, ci spostiamo sul video di Imer così lo vediamo all'azione sulla sua BC. Quindi questo un po' per riepilogare il tutto. Comunque sul canale YouTube trovate, e condiviso anche su Facebook, il video che riguarda il posizionamento delle leve dei freni, dove in 12 minuti cerchiamo di dire un po' tutto. Pronti? Allora anche Imer ha più o meno le leve ai suoi 45 gradi, ce l'avrà regolate in base alle sue mani, anche lui senza guanti, così vi fa vedere meglio un po' il tutto, si vedono meglio i particolari, e proviamo a vedere. Allora, intanto, prima di arrivare a una frenata, sicuramente dobbiamo stare in posizione di attacco, giusto? Che è la posizione che abbiamo detto è quella importante quando non stiamo facendo niente. Quindi prima di arrivare a frenare saremo in posizione di attacco. La schiena è quasi parallela al terreno, le gambe sono quasi dritte, non mai tese ovviamente, e come vedete le braccia aperte che fanno più o meno una linea orizzontale con i suoi freni e le sue manopole. Allora, nel momento in cui andiamo a frenare, quindi stiamo per fare una bella frenata per entrare in una curva, perché stiamo andando un po' veloci e così via, che cosa succederà? Appena azioniamo le leve dei freni, e ricordatevi, il freno che frena davvero è quello davanti, non quello dietro. Quindi nel momento in cui andiamo a fare forza sulle leve dei freni, il mio corpo verrà proiettato ovviamente in avanti, no? Quindi tenderò a fare questo per forza di cose. Come faccio a evitare di sovraccaricare il manubrio e ovviamente essere sparato in avanti? Prima cosa, abbasso leggermente le caviglie e di conseguenza posso arretrare un pelino sulla sella. Questo fa sì che con i miei piedi, ricordatevi, piedi pesanti, mani leggere, con i miei piedi vado a contrastare quella che è la forza di inerzia. E quindi evito di andare verso avanti. Come dicevamo prima, le gambe sono quelle da cui deve passare il nostro peso, e le braccia devono rimanere leggere sul manubrio. Quindi, se nel momento in cui frenate vi sentite spingere tantissimo sul manubrio con i polsi, quindi sentite che i polsi si appoggiano tanto, non è una buonissima cosa. Cioè, bisogna cercare di arretrare un pelo, di contrastare la forza d'inerzia, usando il più possibile le gambe, anche perché andare a gravare sul manubrio, lo sapete, non è mai una buona cosa, no? Oltretutto si potrebbe anche essere disarcionati in avanti. Se per esempio Imer avesse le leve dei freni molto molto basse,
tipo così, anche lui come vedete le ha morbide, guardate il suo polso, no? Naturalmente viene spinto direttamente in avanti. C'è una domanda di iPhone, che non so chi sia, che dice che si vede, il video non si riesce a mandarlo a full screen. In alto a destra avete un boxettino quadrato dove c'è scritto Enter full screen, da lì potete mettere il video di Imer a dimensione massima. Quindi prima ci fate doppio clic su Imer o pin video e poi premete il pulsantino. Quindi dicevamo, se Imer avesse le leve dei freni molto basse, se ne vedono parecchie, è chiaro che venga proiettato in avanti, no? Nel momento in cui va a frenare è molto più facile, non abbiamo neanche la forza per tenersi al manubrio, non abbiamo l'assetto per tenersi al manubrio. Quindi a prescindere dal fatto che bisogna guidare di gamba, quindi sono le gambe che ci devono tenere lì in piedi e contrastare la forza d'inerzia, sicuramente avere le leve dei freni un pelino più su sicuramente è meglio. Pensiamo anche a che cosa succede nel momento in cui vado a frenare, perché nel momento in cui freno forte, ovviamente la ruota davanti cercherà di avere grip sul terreno, la forcella, ora è difficile ovviamente dimostrarlo da fermo, ma la forcella probabilmente si abbasserà un po', vediamo, eccolo qua, ce l'ha fatta, e io devo cercare di compensare andando un po' indietro. Questo per quanto riguarda appunto la frenata. Finita la frenata, inizierà la curva, quello che vi pare. Se no, ovviamente tornerò in posizione di attacco. Quindi rallento, torno in posizione di attacco e mi preparo per la nostra prossima mossa. Bene, questo è quanto. Poi, durante i corsi, facciamo fare a tutti una prova molto carina che noi chiamiamo frenata d'emergenza. Perché capita spesso, no, di arrivare lunghi, di dover fare una bellissima frenata, di dover rallentare tantissimo. Ed è un esercizio che si può fare anche appunto a casa adesso comodamente con la bici in garage o con la bici sul cavalletto, quello che vi pare. La frenata di emergenza ha la stessa idea dello spostamento del carico dei pesi della nostra pompata. Se vi ricordate, nel momento in cui io comincio ad abbassarmi anche lentamente e arrivo con le gambe giù, 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 giù in fondo alla mia bilancia, se io da qui spingo tantissimo per tornare su, creo più grip sul terreno, no? Cioè schiaccio la bicicletta sul terreno, quindi i pneumatici avranno più grip, che è una cosa che mi potrebbe servire anche durante la frenata. Siete d'accordo? Come ragionamento generale. Il problema è che se faccio una pompata per aumentare il peso durante una frenata, poi non sono più in posizione di frenata, no? Che è un po' arretrato e quindi ovviamente verrei sbalzato in avanti. Allora, che cosa posso fare per dare tanto grip sulle mie ruote e quindi sul terreno? Posso saltare in alto il più possibile, quindi posso alzarmi il più possibile e lanciarmi con tutto il mio peso giù e indietro in modo da dare il colpo di freno. In questa posizione vi assicuriamo che anche sul bagnato, anche sul fango, anche sull'erbetta scivolosissima si riescono a dare delle frenate incredibili. Perché ovviamente il freno davanti è quello che andrà a rallentarci. La ruota dietro ovviamente cercherà di sbandare in tutti i modi. Se io salto in alto, cioè mi alzo tantissimo e mi lascio cadere con tutto il mio peso, un po' con il ragionamento della bilancia, ovviamente l'avete visto anche, i miei ammortizzatori vanno giù e faccio più pressione con le ruote sul terreno. Ora, ovviamente questa è una frenata di emergenza, non è che per fare una staccata in curva mi metto in questa posizione e poi riparto, però fra lo stare fermi e centrali e andare così tanto dietro e così tanto bassi, ci sono tutte le vie intermedie che ci consentono di affrontare le diverse frenate. Quindi una frenata magari normale e leggera va benissimo così, come ha fatto Imer adesso, una frenata un pelino più potente invece ovviamente ci costringe ad andare in questa posizione. Anche in questo caso, lo dicevamo nell'ultimo video che abbiamo pubblicato ieri, non so se l'avete visto, sugli esercizi da fare per la posizione di attacco, se ci esercitiamo un pelo, arrivo subito Enrico alla domanda, giustissima tra l'altro, dicevamo se possiamo esercitarci adesso in questo momento provando questi piccoli movimenti, perché sono tutte cose che poi sul sentiero diventa difficile farle. E diventa difficile imparare, no? Quindi o sono a un corso e quindi Imer, Roberto o Frank, che appunto sono le persone che tengono i corsi per la scuola, ci costringono a stare lì mezz'ora a fare le prove di frenata, oppure è difficile, no? Che si provi a frenare. Quando siamo sul sentiero si va, ecco, quindi ci si concentra di più sulle curve.
invece una delle cose più importanti è frenare bene per andare un pochino più sciolti, per andare un po' più in relax sicuramente, ma anche per andare un pochino più forte, perché abbiamo detto più riusciamo a frenare nei punti giusti e più probabilmente riusciamo a dare gas in generale. La domanda di Enrico, giustissima, è non si rischia di perdere l'anteriore? La risposta è sì, ovviamente, quindi bisogna stare attenti. Ma l'idea adesso te lo facciamo rivedere un attimo con Imer sopra. L'idea è nel momento in cui dai veramente una pinzata forte, ma veramente forte sui freni, soprattutto quello anteriore, sicuramente sarai anche un po' in discesa. Il fatto di saltare su, quindi alleggerire tantissimo la bici e poi lanciarsi con tutto il nostro peso un po' indietro e un po' in giù, fa sì che la ruota davanti proprio prenda il grip sul terreno. Vediamo se riesco a trovarvi una foto al volo, così vi faccio vedere, condividendo lo schermo. Chissà che cosa c'è sotto, perché questa non era un'operazione prevista. Vediamo. Allora, vi facciamo vedere una foto, è uscita anche su 4Bicycle di febbraio, se non sbaglio. Vediamo se la troviamo. Ovviamente adesso non la troverò mai. Non volevo farvi perdere tempo, ma era solo per rispondere alla domanda scusate, di Enrico. Ce l'ho fatta a trovare intanto la cartella, che non è poco. Vediamo la frenata di Paolo, che è sicuramente un pochino più avanti rispetto a qui. Eccolo qua. Qui, tra l'altro, lo vedete, non c'è moltissima pendenza. Stiamo cercando di dare veramente una gran pinzata su sto freno. Se non compenso, probabilmente la ruota davanti tende ad andare appunto avanti o a disarcionarmi. Guardate quanto è schiacciata la ruota davanti. Qui lui ha avuto un pelino più di paura, lo vedete, non è molto indietro, ma guardate l'anteriore quanto è schiacciato sul terreno, quindi ci sta prendendo tanta forza. Quindi il rischio di alleggerirla ovviamente c'è, e guardate qua quanto riusciamo a schiacciare sta bicicletta. Lui addirittura, guardate quanto ha le caviglie basse, è una bellissima frenata questa, lo vedete, è quasi orizzontale, no? Il punto dove provavamo le frenate, come vedete è bagnato, c'è anche un po' di brecciolino, quindi la situazione è un po' di cacca, fra virgolette. Ci alziamo tanto, ci lanciamo direttamente sulla bici e abbassando le caviglie e veramente frenando forte, 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 soprattutto davanti. Guardate l'effetto che abbiamo sull'anteriore. Quindi per risponderti, sì, c'è il rischio di alleggerire l'anteriore, quello c'è sempre, però sicuramente se la frenata è veramente forte, probabilmente non hai nessun problema. Buono, vi libero i microfoni, se avete qualche domanda, bene, se no intanto vi dico che abbiamo pubblicato su Facebook, sempre dal canale YouTube. Abbiamo pubblicato una serie di altri video, quindi oltre ai 3-4 video di freeride, sta per arrivare un video di cartografia di Franco Rimondi, è arrivato un video sulle batterie delle bike di Paolo Bendinelli e stanno per arrivare altri due video sull'equipaggiamento, soprattutto rivolti a chi fa l'accompagnatore o comunque a chi vuole comunque avere tutto il necessario dietro. Ora, molti di voi sono accompagnatori, quindi probabilmente non ne hanno bisogno, ma in generale. Se avete voglia di condividerli anche voi, ovviamente ci fate, come dire, gioco, perché no? Facciamo un po' di passaggio di informazioni di quello che fa la scuola in generale. Vuoi aggiungere qualcosa, Imer? Sono scordato qualcosa? No, l'unica cosa sì, ecco, da aggiungere forse è ricordare di stare rilassati, perché appunto nella frenata tendiamo a irrigidirci magari per un po' di paura, se magari siamo sul ripido o su delle rocce smosse, però appunto questa paura ci fa magari irrigidire gli avambracci, i muscoli dell'avambraccio, e quindi tutto, tutta la parte di ammortizzamento passa in secondo piano, invece è molto importante, anche perché appunto la leva si tira con un dito e ci vuole poca forza, quindi è inutile metterci tanta forza con tutta la mano e tutto il braccio per cercare questa potenza finale. A fa un giro? Bravo! Volevo fare una domanda.
Vai. Roberto. Vai Franco. Ma la pinzatura va data al momento in cui uno si alza o quando è indietro? Perché se ti alzi dalla pinzatura in maniera eretta, in quella maniera va tutto in avanti. Sì. E caschi, ti catapulti. Bravo, quindi diciamo il momento in cui devi tirare davvero la leva del freno è il momento in cui stai cominciando a premere sui pedali, no? Quindi ti alzi un attimo, che non serve a niente come movimento di per sé, serve solo per andare più su possibile, per schiacciare il più okay. possibile sotto, no? Quindi ti alzi per, come contromossa, no? Per avere poi più forza quando sì. ti abbassi. Quindi nel momento in cui vai giù e cominci a sentire la pressione sulle gambe, a quel punto puoi spingere sul freno. Quindi cominci a frenare nel momento in sì. cui schiacci giù. Se no, giustamente l'anteriore è troppo libero. Sì, infatti. Anche perché considerando se sei in una discesa, alzarsi in quella maniera, dritto in quella maniera, non lo fai perché vai troppo in avanti. Sono andato qua, li sento, ma non vedo più niente. Esatto, quindi bisogna sempre trovare, no, il compromesso fra il movimento che stai facendo rispetto alla discesa in cui sei. Quindi è un po' come si dice sempre nel freeride, si tende sempre ad andare un po' troppo dietro, no? Un po' per paura, e quindi questo anteriore si scarica. Quindi è importante fare il movimento e il gesto tecnico nel momento giusto, e quindi la frenata non cambia niente. Cominci a spingere sui pedali e freni. Se ti devi lanciare in alto per schiacciarti poi giù, è solamente un modo per aumentare il tuo peso sulla bici, no? Un po' come si fa durante la pompata. Sì, ok. Sì, buono. È stato molto utile quello, anche il fatto dei pedali, piedi, di metterli più orizzontali possibili per dare proprio lo stop anche con i piedi. Perché diciamo, se non arretriamo con i piedi e un po' con tutto il corpo, e quindi non facciamo forza con le gambe, non contrastiamo la forza che ci porta avanti, no? Con le gambe rischiamo di spingere troppo sul manubrio. E allora sì che carichiamo tanto l'anteriore, ma lo carichiamo sempre nel senso longitudinale, no? E quindi se c'è poi dell'asperità del terreno, le prendiamo tutte sulle spalle e sul corpo, no? Perché andiamo a non ammortizzare con la ruota, che sta già frenando, e in più noi magari siamo in tensione perché dobbiamo contrastare il fatto di andare avanti. Perfetto. Ti mancavi, Franco, perché hai fatto la prima domanda live dopo 5 incontri. È bellissimo. Torna sempre con noi, anche sabato prossimo. Sì, devo sempre con la mia compagna che mi aiuta lei a fare tutti questi collegamenti parecchio tecnologici, certo. È un piacere rivederti, sì. Bene. Ora poi, tanto che siamo a casa, non c'è neanche scuse, ma c'è da andare via, c'è da fare. Siamo a casa, almeno per un'altra settimana sicuro. Sicuro. Quindi magari date un occhio, se volete, agli altri video sul canale o quelli che abbiamo condiviso su Facebook, così... Se vi sono piaciuti, sì, continueremo sì, a farlo. Non mi vedo più io. Perché? Quindi ci vedremo sabato prossimo, a 2 giorni dalla fine del lockdown, lock tutto. Speriamo, dai, vediamo. Ok. Bene. Grazie. Mettiamo online anche questo, passatelo agli amici. A presto. Ciao. Okay, grazie Roberto. Ciao. Saluti a tutti. Ciao. Ciao Enrico. Ciao Franco. Tagliati la barba. No, finché non finiscerò. Vabbè. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.